MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Oggi vi parliamo di ultra cycling, un nuovo modo di praticare il ciclismo, un ciclismo fatto di ultra distanze dove si corre per se stessi, per fare un'esperienza unica, per godere del paesaggio. Una nuova frontiera per il ciclismo. Le ultra cycling si possono correre sia con la bici da strada che con le ruote grasse e anche, perché no, con le gravel. In diretta con noi abbiamo il piacere di ospitare Lucia Minervino, una tra le più forti biker del Sud Italia. Lucia, innanzitutto buongiorno e grazie di essere qui con noi oggi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Lucia, sei reduce dalla Ultra Cycling Dolomitica, la manifestazione che si corre tra Veneto e Trentino, una distanza di 380 km, poi ci dici anche tu il dislivello, un dislivello molto importante, ma ne parliamo dopo. Prima con te vorrei parlare, che tu ci parlassi un po' di te, ti presentassi e ci racconti un po' del tuo curriculum sportivo. Come ho detto, sei molto conosciuta al Sud Italia. Sì, infatti. Allora, io sono calabrese, nata a Murano Calabro. E in mountain bike ho cominciato con la bici 6 anni fa, non tantissimo anni fa, sono 6 anni che vado in bici. E neanche dopo un mese che andavo in bici ho cominciato a fare le marathon di mountain bike. Come hai detto tu, sono molto conosciuta nel sud perché per 5 anni ho vinto il trofeo dei parchi dal 2015 al 2019, vincendo sempre la categoria femminile. E sono una biker, diciamo, da lunghe distanze, infatti ho sempre fatto marathon, prediligo le gare lunghe. E poi ci sono stati i campionati italiani dell'anno scorso, sono arrivata terza nella mia categoria ed è stata un bell'obiettivo che mi ero posto, il podio, e sono riuscito a centrarlo in Abruzzo ad Aielli. Sì. Ho fatto a febbraio la Mediterranea Epic, una gara a tappe a livello internazionale, perché era una gara a UCI in Spagna, dove fortunatamente mi sono confrontata con le più forti biker d'Europa e sono arrivata a quarta assoluta donne, perché ovviamente sento le donne poche, si parla sempre di assoluto e mai di categoria, è giusto che sia così. Per cui in questi 6 anni ho fatto ho partecipato alla Iro nel 2016, la lunga, e sono arrivata seconda di categoria. Diciamo che dal mio curriculum sportivo si evince una preferenza con le distanze lunghe, per cui amo le marathon, non ho mai partecipato a una gara corta, mi piacciono le lunghe distanze e soprattutto mi piace mettermi alla prova, perché credo che nelle lunghe distanze, oltre alla gamba, ci sia un fattore gestione di testa non indifferente, per cui in questi 6 anni mi sono sempre cimentata in percorsi lunghi. E niente, in così breve tempo alla fine ho avuto la fortuna di avere un po' di soddisfazioni. Poi, essendo calabrese, già le calabresi siamo poche, abbiamo
cominciato a far conoscere questo sport al sud, che è prettamente ancora maschile, però fortunatamente devo dire che cominciamo a vedere un sacco di ragazze in bici. Assolutamente, merito anche dei team che anche al sud stanno crescendo, come gli eventi che sono organizzati. Due parole anche sul tuo team: è un team molto importante, stiamo parlando dell'Helios COD di patron Luigi Congiu. Luigi Congiu, che ricordo è conosciuto anche per l'organizzazione della Trinacria Race, giusto? Infatti io sono fortunata e ringrazio Luigi pubblicamente, ma lo ringrazio sempre perché mi ha dato veramente l'opportunità di correre, credo, nel team più importante del sud. Io sono calabrese e loro sono siciliani, per cui già il fatto che loro hanno posto fiducia su una calabrese è già tanto. Luigi mi ha portato agli italiani l'anno scorso e abbiamo regalato alla Helios un terzo posto di molto importante campionati italiani, però sono 3 anni che corro con loro e veramente ho la fortuna di essere nel migliore team del sud. Come hai detto tu, stai investendo molto nella mountain bike, stai investendo molto nei ragazzi e soprattutto anche nel ciclismo femminile, perché già comunque su di me ha investito tanto e spero di aver ripagato la sua fiducia con i miei risultati e con la mia voglia comunque sempre di andare in bici e di promuovere questa squadra che lo merita tutto, devo dire. Poi non ricordiamo che la Helios è anche sponsor del Trofeo dei Parchi Naturali, per cui c'è una collaborazione tra il trofeo più importante del sud e la squadra più importante del sud, che non è da sottovalutare. Per cui mi ritengo fortunata a fare parte di questa squadra. Certamente, Lucia, tra l'altro la mountain bike è anche il tuo lavoro, diciamo così. Tu lavori come accompagnatrice turistica ad accompagnare i turisti proprio in mountain bike in un parco nazionale tra i più belli e spettacolari in Italia, che è il Parco del Pollino. Infatti io come lavoro principale faccio la guida e più sono titolare di un agriturismo, per cui io porto le persone in bici ed è spettacolare portarli ogni volta in questi posti nuovi e diciamo anche sconosciuti, perché il Pollino rispetto ad altri parchi naturali è ancora una terra sconosciuta. E il mio obiettivo nella vita, il mio ormai sta diventando una missione, è quella di portare più biker sulla mia terra, sulle mie montagne. E grazie anche alle gare, devo essere sincera, e alla popolarità che un po' mi hanno dato queste gare, riesco a portare tante persone. Per cui alla fine il mondo delle gare è anche un'opportunità per me di conoscere nuove persone e nuove biker che poi porto a pedalare sul Parco del Pollino, che come hai detto tu è il parco più grande d'Italia. Questa cosa non è conosciuta, non è una cosa sconosciuta, e poi è uno dei più belli anche secondo me. Assolutamente, noi lo conosciamo perché qualche anno fa abbiamo seguito anche una gara che si teneva proprio lì a Frascineto, tra l'altro uno splendido borgo, Frascineto in provincia di Cosenza, che era la Marathon degli Aragonesi, se non sbaglio, che speriamo torni anche l'anno prossimo. Lucia, ora con te vorrei un po' parlare di quello che è stata la tua avventura dello scorso, di qualche settimana fa. Stiamo parlando della Ultra Cycling Dolomitica, questa gara diciamo massacrante che si è tenuta il 3 e il 4 luglio scorso. Se ne vuoi parlare, cos'è che ti ha spinto a partecipare ad una gara così difficile e importante? Allora, la motivazione è stata anche per prima, perché come dicevo prima ho sempre amato le lunghe distanze. Volevo mettermi alla prova, volevo vedere quante ore ero capace di stare su una sella. Il mio obiettivo era quello. Sono arrivato ad allenarmi fino a 16 ore non stop, per cui ho detto: ok Lucia, visto che ti piacciono le lunghe distanze, le sfide,
e quest'anno è l'anno in cui devi metterti alla prova. Poi non avevo mai fatto, diciamo, una gara su strada, io faccio sempre fuori strada, la mia vita è fuori strada, però mi piace anche cambiare, per cui ho deciso di mettermi alla prova. E questa gara io avevo deciso di farla già a ottobre, non prima del Covid, per cui nella mia testa già da ottobre c'era questo obiettivo, c'erano questi 380 chilometri e il mio obiettivo era quella di farla non stop, per cui la mia prova fisica e mentale doveva essere pedalare senza mai fermarsi. Sinceramente non credevo di riuscirci in quel tempo, perché ero convinta che prima o poi arrivava la crisi e il mio corpo mi chiedeva comunque il riposo. Io invece sono riuscita a pedalare per 23 ore non stop e non sono mai andata in crisi, e questo, devo essere sincera, mi ha stupito, perché la mia mente comunque è riuscita a superare la fatica. È arrivato a un certo punto, quando si fanno queste lunghe distanze, è la testa che va avanti. La testa si stacca completamente dal tuo corpo, non senti più i dolori, perché non è normale pedalare 23 ore non stop. E niente, e sono rimasta meravigliata perché forse era anche il posto. Ho pedalato, credo, in uno dei più bei posti del mondo, che sono le Dolomiti. Non ho mai avuto voglia di scendere dalla bici e ne sono uscita davvero soddisfatta, anche più del dovuto, perché mi ero posta l'obiettivo di 25 ore, ci sono riuscita in 23 ore. E niente, come hai detto tu, queste sono gare che sono più un gioco tra la gamba e la testa, non è come le maraton sono un'altra cosa, lì è la grinta, e l'andare a tutte, resistere comunque allo sforzo. Qui era tutto un gioco di testa e niente, sono felice di averla conclusa in 23 ore ed è stato veramente un sogno realizzato. Era il mio sogno diventare un ultra cycling e ci sono riuscita. Il 2020 mi ha regalato anche questa piccola soddisfazione. Tra l'altro, Lucia, vogliamo ricordare anche il dislivello, un dislivello molto importante, e poi il tuo tempo, anche un tempo che è stato veramente un record. Sì, è stato un record perché erano 10.000 di dislivello, erano 12 passi dolomitici, tutti i passi, vi assicuro, dal 9% all'11%, perché addirittura ho detto, boh, forse ci voleva la mountain bike per i rapporti che ho affrontato, che su strada non sono abituata io. Però l'ho fatta in 23 ore, che è stato un bel tempo per essere anche la mia prima, comunque, lunga distanza, affrontata anche un po' con paura, perché non avevo paura di non farcela. Però, come ti ho detto, neanche io avrei scommesso su me stessa, su quel tempo, non ci avrei scommesso neanche forse un euro su quel risultato. Ma credo che il potere della testa, quando sei convinta di una cosa, è forte. Come ho già detto, quei 10.000 di dislivello erano nella mia testa da ottobre. Li volevo da ottobre e alla fine le gambe hanno fatto quello che la mia testa voleva. Per te, per la tua passione. L'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai. Vent'anni di mountain bike su alcatv.com. alcatv.com, la TV della mountain bike. Lucia, come hai detto che da ottobre ti preparavi a questo evento, ma qual è stata poi la preparazione, anche per far capire a chi ci ascolta da casa, per affrontare un evento del genere, che preparazione ci vuole? Allora, io ho cominciato a ottobre, poi sono 2 mesi di stop tra
tra ovviamente allenamenti a casa e tutto il resto, come abbiamo fatto tutti noi, però è stata un avvicinarsi a quelle distanze. Ho cominciato con lunghi di 5 ore, poi di 6, di 7, di 8, sono arrivato a fine. L'ultimo lungo che ho fatto, 300 km per 5.000 da 15 ore, e da lì, dopo che ho superato quei 300, e li ho superati bene, perché stavo bene ancora, e sinceramente dopo quel lungo ho confermato l'iscrizione alla gara, perché ovviamente non ero sicura di riuscire in questa impresa, per cui io avevo già fatto l'iscrizione, ma l'ho confermata dopo i 300 chilometri, perché sono riuscita comunque a fare 300 chilometri, 15 ore non stop, senza avere nessun problema, sono arrivata tranquilla, non dico fresca, però ne avevo ancora, come si dice nel nostro gergo. A quel punto ho detto, va bene Lucia, fa per te questa sfida, e il 4 giugno ho confermato la mia iscrizione, anche perché era una gara a numero chiuso, ovviamente non è una gara accessibile a tutti, loro ti chiedono una sorta di curriculum e poi accettano la tua iscrizione. Hai avuto modo di comunque di guardarti intorno e di godere del paesaggio anche? Sì, infatti rispetto alla marathon, quello che ho amato di questa, diciamo, gara, che poi è una gara così, è il fatto che mi sono veramente goduta le Dolomiti in 23 ore, e come penso, io sono andata lì non soltanto per chiuderla, ma sono andata lì per andarmi a prendere un pezzo di Dolomiti, e ti posso assicurare che un pezzo di Dolomiti ormai sta nelle mie gambe, nel mio cuore, che mi porterò per sempre, perché questo tipo di gare, essendo una gara a gestione, ti dà modo di comunque di godere di quello che è attorno, anzi, quello che è attorno, se è stupendo come le Dolomiti, è il motore che ti fa andare avanti, è l'adrenalina che ti dà il fatto di raggiungere sempre una montagna nuova, una meta nuova, uno scollinamento nuovo, un paesaggio nuovo. Poi ho pedalato di notte e ti dico che è stato il momento più bello, sentire l'acqua e al buio, sentire le cascate, sentire i torrenti, dava modo alla tua testa di immaginare cosa c'era. Considera che io il Fedaia l'ho iniziato di notte, l'ho scollinato di giorno, e credo che sia stato la mia alba più bella della mia vita, non potrò mai dimenticarla. Gli odori, i profumi, i colori, sono stati 23 ore che forse potevo pedalare altre 10 ore in quelle situazioni, sono stati la mia droga praticamente. Lucia, tu, abbiamo detto, specialista delle ruote grasse, come ti sei trovata alla fine con le ruote strette, con la bici da corsa? La bici da corsa, devo essere sincera, così mi piace viverla. Mi piace viverla come sfida con me stessa e come scoperta di luoghi. Forse una gara non so se riuscirei a farla, ma le ruote strette per le lunghe distanze vanno bene, perché riesci a coprire più chilometri. Coprire più chilometri vuol dire vedere più cose, goderti più cose, per cui la ruota stretta in questo modo mi piace vivere, e sicuramente non sarà né la prima, non sarà l'ultima esperienza di lunga distanza, però a livello agonistico la ruota grassa è il primo amore, non si scorda mai. Tant'è vero che molti mi prendevano in giro alla partenza, perché io ho la bici da corsa con gli attacchi da mountain bike, per non dimenticare che io sono una biker e resto tale. Hai mai avuto in queste lunghe ore un momento in cui hai detto basta, non ce la faccio più? No, per essere sincera, potrei dire di sì, ma non ho avuto mai voglia di scendere dalla bici. Ho il video dell'ultima salita ancora, a cui ridevo. La parte che ho sofferto di più è stata la parte in pianura, l'ho sofferta perché era controvento, l'ho sofferta, ma la voglia di scendere o di mollare o di smettere di pedalare non l'ho mai avuta. A livello di assistenza è tutto un fai da te, oppure avete anche lungo il percorso l'assistenza meccanica? Queste sono gare dove puoi scegliere con supporto o senza supporto. Okay. Io la prima l'ho fatta con supporto,
perché ovviamente era la mia prima lunga distanza. Poi avendo un viaggio così lungo ho avuto due angeli che mi hanno accompagnato anche nel salire, perché per noi è lontano, sono 1000 chilometri, per cui ho avuto due amici che mi hanno accompagnato in questa avventura, per cui ho avuto, diciamo, la fortuna di avere loro che mi assistevano, diciamo, a 2 o 3 chilometri erano sempre vicino a me. Ovviamente questo mi ha fatto pensare solo a pedalare, non ho dovuto pensare altro. Sicuramente la prossima sarà senza supporto, per cui voglio fare un passettino in avanti, però ho deciso come prima mia lunga distanza di avere di portarmi il supporto. Oh, innanzitutto tantissimi complimenti per questa grande avventura che hai portato a termine. E adesso pare che la stagione inizi, si parla con a fine agosto, forse una delle prime marathon sarà la Kronplatz King su Plan de Corones, e poi il campionato italiano, che tra l'altro è notizia fresca, si terrà all'Isola d'Elba con la Capoliveri Legend Cup. Come Lucia, come vorrei chiederti anche a livello di ruote grasse, la tua specialità, come vedi la stagione che sta per arrivare, speriamo? Guarda, io devo essere sincera, agonisticamente, sportivamente posso essere anche soddisfatta della stagione, perché io avevo programmato la Spagna, che sono riuscita a farla, certo. Poi avevo programmato la 380, che sono riuscita a farla, poi c'erano gli italiani, che oggi, come hai detto tu, c'è la bellissima notizia che si fa alla Capoliveri, che io volevo farla, per cui sono già iscritta alla Capoliveri. Oggi tu stesso mi hai dato la notizia che sono già iscritta all'italiano, per cui i miei obiettivi ci sono tutti quest'anno, devo essere sincera. Volevo fare poche gare o a tappe o lunghe, e l'unica che mi è sfuggita è stata la Sile, e mi dispiace perché era nel mio programma, era la 100 chilometri, e poi purtroppo, se tutto va bene, quella nostra della Sicilia, quella che si fa a la Trinarca Race si farà fortunatamente a novembre, per cui se tutto va bene faccio anche quella. Per cui io sono anche iscritta a una gara a tappe in Australia, quella è l'unica che non so se si farà, ce lo diranno il 15 luglio, però io agonisticamente sta andando in porto tutto quello che avevo programmato. Guarda, mi dispiace solo per la Sila che è saltata, però oggi mi ha dato questa bella notizia della Capoliveri, per cui posso essere felice, perché erano gli italiani con una gara che volevo fare. Lucia, un'ultima domanda vorrei farti, una domanda che riguarda proprio le ruote grasse. Come vedi il movimento femminile in Italia? Guarda, credo che bisogna lavorarci ancora molto, purtroppo siamo indietro. Anche poi gli ultimi casi, diciamo, di doping non hanno aiutato proprio il mondo, dico femminile, perché già eravamo poche, per cui poi tra queste poche, considerando che sul podio italiano due comunque sono state prese con positive, non è stata una bella immagine della mountain bike femminile. Però io ti posso parlare del sud. Il sud vedo molte, molte più ragazze in bici, e questo è positivo. Vedo ragazzine che cominciano a avvicinarsi a questo mondo. Il problema è anche che non ci sono investimenti, per cui già gli uomini, secondo me, della mountain bike è già difficile trovare squadre comunque che ti sponsorizzano e che ti aiutano un po' a collegare tutto il resto, perché parliamoci chiaro, comunque fare le gare, allenarsi ha un costo sia mentale, fisico che economico, per cui già gli uomini hanno difficoltà. Per la donna è ancora peggio, però spero in nuove leve, perché mancano proprio le ragazze, perché io già, per essere un amatore, ho cominciato a 30 anni, ne ho già 36, io credo che più di questo già ho fatto tanto, però spero nelle ragazzine di 20, 20, 21 anni che cominciano ad arrivare a questo sport, soprattutto al sud. Io ti parlo da ragazza del sud, spero che le ragazze non vadano a danza, come dico io, ma cominciano
a mettersi sulla bicicletta. Tra l'altro i posti splendidi per pedalare sicuramente non vi mancano. Esatto, poi non vorrei dire, però credo che chi pedala qui sul Pollino, io ho cominciato sul Pollino, il Pollino è duro, i primi anni sono stati duri per me, devo essere sincera, perché era tutto difficile, era tecnicamente abbastanza aspro, le salite sono aspre, però allenarsi qui vuol dire andare fuori e non aver problemi. Io ho fatto gare, ho fatto in Austria. Ho fatto gli 80 km in Austria nel 2016, ho fatto i campionati europei, non ho avuto mai nessun problema, nel senso mi sono trovata sempre davanti a difficoltà che sapevo superare, perché comunque il mio territorio mi ha preparato. E per cui io l'unica cosa che posso dire è che i primi anni c'è da soffrire, ma poi, ma poi quando si va fuori si rende conto di essere preparati. Cioè io alla fine i 10.000 di dislivello li ho preparati sul Pollino, cioè alla fine mi hanno preparato comunque a una sfida dura, perché abbiamo la fortuna di avere dei posti che per la mountain bike sono ideali. Tant'è vero che io Assolutamente. da guida accompagno tante persone che si vengono ad allenare per fare delle gare su al nord. Assolutamente, siamo d'accordo con te. Lucia, veramente tantissimi complimenti per questa annata che nonostante il Covid è andata sotto tutti i punti di vista splendidamente. E speriamo che le prossime gare ti portano ancora tanti successi. Grazie di essere stata qui con noi oggi. Grazie Grazie a voi per l'intervista. a te ancora e MTB Gran Fondo termina qui. Un saluto da Carlo Rosa e la grande mountain bike torna la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse.